Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video, della serie What's in my bag, ma un po' diverso dal solito, perché sono appena tornata dalla palestra e ho pensato che potesse essere un'idea carina farvi il video su What's in my gym bag. Eccola qua! Sì, perché alla fine siamo in tante che andiamo in palestra, secondo me è carino sbirciare cosa c'è nella borsa per capire come uno poi si organizza nel appunto gestire tutte le cose che servono per la palestra, che non sono poche. Allora, cominciamo subito. Come vedete, la soluzione che ho scelto io, anzi, faccio un passo indietro. Allora, io vado in palestra, in quelle palestre multi dove puoi fare veramente tutto con un abbonamento open, cioè dalla sala arrangiandoti da sola, ai corsi che sono a tutte le ore del giorno, alla piscina e al centro benessere, quindi sauna e bagno turco, idromassaggio e tutto il resto. È una delle catene, è della Virgin, fa parte delle catene Virgin. E ci vado ormai dal 2008 ininterrottamente, faccio sempre l'abbonamento annuale, anche se mi rendo conto che devo aver buttato via un bel po' di soldi, perché ci sono dei momenti in cui veramente faccio fatica ad andarci spesso. Allora, sono partita con il trolley per andare in palestra, è stata la mia prima borsa, quella che mi hanno poi regalato loro, ma negli anni ho notato che era piuttosto scomodo, perché non è comodissimo né come borsa né come trolley se devi fare un po' più di strada, tipo se te lo porti in ufficio la mattina per andare in palestra la sera è scomodissimo, oppure se torni a casa a piedi è scomodissimo. Ho notato invece che la formula dello zainetto è invece veramente comoda, perché è più compatto, ci sta tutto, lo metti sulle spalle e non ti dà fastidio, quindi top zainetto. Ho preso questo zainetto nero della Puma, senza arte né parte, e qui c'è dentro tutto, tutto, tutto. Allora iniziamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è. Allora, nella tasca davanti c'è la mia tessera da strisciare per l'ingresso, appunto, e il prezioso lucchetto per l'armadietto. Eccolo qui, è di quelli con la combinazione a quattro numeri. Ci ho appeso questo regalino di una mia compagna di palestra che mi ha portato da Miami per differenziarlo dagli altri, perché abbiamo un po' tutti questo lucchetto, e quando si dimentica quale armadietto si è scelto è un disastro. Poi nella tasca davanti sempre ho dentro ad un sacchettino le mie infradito, sono le infradito che uso per fare la doccia o per andare nella zona benessere, o anche quando faccio lezioni tipo yoga o altre posturali, diciamo. Eccoli qui, sono infradito di Havaianas, nere normalissime. Poi vediamo cosa c'è anche nella tasca davanti ancora. Allora, c'è questo astuccino che ha una vita, perché cioè, è dentro dal 2008 secondo me, è di Clinique, era di quelli dove trovavi le tre fasi Clinique in versione miniatura, dove dentro ci sono i fazzoletti di carta, eccole, uno utilizzato, gli auricolari per ascoltare la musica con l'iPod o anche con l'iPhone, e una fascia per capelli, per non farsi venire i capelli negli occhi quando si corre, quando si fa un esercizio. E voilà! Qui dentro ci stavano anche dei lega capelli, ma al momento è vuota. Poi sul fondo troviamo anche la cuffia per quando faccio la doccia, le rare volte in cui faccio la doccia e non mi lavo i capelli, che può capitare tipo per quando vado a fare una semplice lezione di ginnastica posturale, magari mi sono fatta la doccia la mattina, quando mi faccio la doccia la sera i capelli non li sto a rilavare, altrimenti ciao. Poi devo dire che è tutto pensato in modo da occupare poco innanzitutto, e anche essere soddisfacente anche dal punto di vista del tempo che impiego in palestra per fare tutto, perché di solito sono sempre molto di corsa, quindi io devo avere tutto a portata di mano per non perdere troppo tempo quando sono lì. Allora, apriamo la nostra cerniera di mezzo, e di mezzo ci troviamo
le scarpe da palestra. Sono delle Nike Dry Fit, direi, modello, fatemi vedere. No, sono le Nike... sì, Dry Fit, esatto, sono quelle che sono in tessuto, quindi super traspiranti, leggerissime, non pesano nulla e sono perfette per stare in palestra, per correre o per fare esercizi, io mi ci trovo benissimo. Poi, abbigliamento da palestra. Allora, togliamo queste cose intanto. Abbigliamento da palestra, allora, il top reggiseno, importantissimo per tenere tutto al proprio posto, io ce li ho fatti così. Anche perché quando si ha abbastanza seno ci vuole qualcosa che veramente immobilizzi, altrimenti alla fine si soffre. Si soffrono le pene dell'inferno. Questo è di Nike, sempre. Mi piace tantissimo per i colori che ha. A me in palestra piace andare colorata, soprattutto perché avendo fatto Zumba negli anni, Zumba è proprio uno di quei corsi dove più sei colorato e più ti diverti. E quindi all'inizio ci andavo sempre vestita di nero, con le divise virgin della Nike. Poi negli anni ho cambiato tutto e adesso ho un armadio veramente colorato per la palestra. Infatti, ad esempio, fra i vari leggings che ho, ho anche questi, che sono della Champion, e sono super fioratissimi. E sono fra i miei preferiti. Questi e anche un paio di Nike, che invece sono effetto nuvola, grigio e bianco, bellissimi anche quelli. Però sì, tendo a non prendere più tutto nero, tendo. Come maglia mi piacciono invece le maglie che rimangono un po' larghe di modo che si riescano a fare gli esercizi senza sentirsi tutte tirate e senza che si attacchino al corpo, che poi quando si suda non mi piace tantissimo. E quindi questo è un perfetto esempio di una maglia che mi piace. Questa è sempre di Nike, vabbè, credo che sia, sì, ha il logo di Virgin Active perché sono di quelle che sono fatte in collaborazione. Però è veramente leggera, è quella che tende a cascare su di una spalla, ha le maniche appena accennate molto molto ampie, quindi siete molto comode nei movimenti. E questa mi piace un sacco. D'estate mi capita anche di prendere le canotte, tipo ad esempio, magari le canotte con compreso il reggiseno, però mi piace comunque di più rispetto alla canotta la maglia ampia. Poi, allora, asciugamano, io ho dal 2008, no, forse li ho presi un po' dopo, perché avevo iniziato con l'accappatoio in palestra e non mi sono trovata bene, poi perché occupava troppo spazio. Allora ho cambiato con questa combo, che è di Agatha Ruiz della Prada, molto molto carina, che è rosa, con questa decorazione cuoricciosa qui. Ok, calcolate che è umido, devo andare a... sono proprio appena tornata, quindi li ho utilizzati per la doccia, quindi proprio tutto fresco fresco. E il bello della diretta. No, allora, con questi mi ci trovo bene, perché continuo a prendere degli asciugamani che occupano comunque spazio, sono ingombranti? Perché io mi trovo male con gli asciugamani di microfibra. Li ho provati, ho preso sia l'accappatoio che l'asciugamano normale, ma la microfibra non mi piace. Mi sembra di asciugarmi con uno straccio di Leda. Ha questo effetto cartone che non mi dà soddisfazione. Io voglio i bei teli di spugna. E quindi vado avanti con la combo piccolo e grande per doccia e fantastica. Il piccolo, fra l'altro, lo uso anche, me lo porto tipo se faccio lezione o me lo porto su in sala quando corro, faccio esercizi, quindi sì, diciamo che ha questa ambivalenza. E comunque questo, utilizzo questi due e basta. Poi, dato che è una palestra dove si possono fare diverse cose, tengo sempre in borsa anche l'essenziale per andare o a nuotare o nel centro benessere. Quindi, tada! Cuffia, sempre Nike. Vabbè, pubblicità del Nike, no, è solo una scelta mia. Cuffia, perché sia nell'area benessere, quando si va nell'idromassaggio, che in piscina è obbligatoria la cuffia. E il costume. Allora, questo qui è un normalissimo due pezzi di petit bateau nero, quelli con tutte le cappettine ricamate. Ho anche il costume intero della Speedo per quando faccio acqua gym o
quando vado a nuotare, ma dato che capita talmente di rado, solitamente mi tengo il costume adatto per andare a rilassarmi nel centro benessere. Poi, che cosa contiene la borsa? Allora, contiene il comodo sacchettino per la doccia. Allora, questo in realtà è un sacchettino della Tintamar che sarebbe per contenere il costume bagnato, ma io lo utilizzo come necessaire per i prodotti da doccia, perché uno è comodissimo, perché avendo questi legacci io li posso appendere al gancio della doccia e li ho a portata di mano. Inoltre li posso anche appendere quando vado al centro benessere, insomma io quando vado al centro benessere mi porto già tutto perché quando poi rientro mi faccio la doccia e quindi li posso appendere agli attaccapanni Shanghai del centro benessere. È comodissimo. Cosa mi porto? Mi porto l'essenziale. Allora, questo è lo shampoo che sto utilizzando adesso in palestra ed è l'ultra dolce di Garnier Ricette di Provenza con olio essenziale di lavanda e estratto di rosa. Mi piace perché è molto delicato, pulisce bene i miei capelli e ha un buonissimo profumo, quindi è un sistema veloce per lavarmi i capelli in palestra. Poi il bagnoschiuma che sto utilizzando al momento è Snow Fairy di Lush. Lo sto utilizzando perché mi fa comodo, appunto è nel formato viaggio, quindi è comodissimo. E questo è lo shower gel che è uscito per Natale, che è buonissimo. Ha questo profumo di amarena, di ghiacciolo all'amarena, fantastico. E c'ha anche tutti dei brillantini piccolissimi, delle pagliuzze violette e è fucsia, quindi è fantastico. È veramente buonissimo come bagnoschiuma. Non so se ci sia nella collezione definitiva o sia una cosa proprio solo festiva, però è veramente fantastico, se lo trovate provatelo. Poi dentro che cos'ho? Ah ecco, ho finito il balsamo. Ho finito il balsamo proprio oggi, quindi mi manca il balsamo, però c'è il pettine da balsamo sotto la doccia di legno normalissimo, è un pettine della Yaneke e un passepartout. Questo me lo tengo sempre, non lo uso tutte le volte, però mi fa sempre piacere averlo a portata di mano. È sempre un formato viaggio dell'olio, l'olio prodigioso della Nuxe. Tra l'altro è uno di quegli oli che ha un profumo da favola, non da favola, di più. E questo lo tengo per quando magari finita la doccia mi voglio passare anche l'olio corpo, quindi questo è perfetto. Quando non ho tempo di darmi la crema dopo, con questo sono già a posto. È un olio veramente buono, adatto appunto a tutti i tipi di pelle, fra l'altro questo lo si può utilizzare anche per i capelli, quindi nel caso se dopo aver lavato i capelli volete passare le punte con quest'olio, è perfetto. Se volete fare l'impacco prima di lavarvi i capelli, ve lo mettete prima e poi lo tenete una mezz'oretta e poi li sciacquate e li rende morbidissimi. Insomma, l'olio prodigioso di Nuxe io lo consiglio assolutamente perché è uno di quei prodotti veramente validissimi, molto molto valido. Ecco, questo è quello che contiene la mia borsina di Tintamar. Ta-da! Poi, allora, qui ho tolto tutto, mi rimane il necessaire. Qui questo necessaire nero, normalissimo, della MHWay, anche questo è vecchissimo, non so neanche se esiste ancora questa marca, esiste ancora? Che cosa contiene? Contiene un po' di tutto. Allora, ad esempio, salviettine struccanti H&M alla vaniglia, che sono valide quando vado in palestra dopo l'ufficio e quindi mi aiutano a struccarmi. Poi deodorante formato viaggio Nivea Invisible Black and White 48 ore. Allora, sono quelli roll-on. Non mi piacciono particolarmente questi deodoranti, devo averlo trovato da qualche parte, forse in una beauty box. Mi fanno comodo dopo la palestra perché tanto di solito io dopo torno a casa dopo la palestra, quindi ho bisogno così di un prodotto che sia più che altro sì, me lo metto, ma non è che mi serva neanche, a volte non lo metto nemmeno, infatti il deodorante, però nel dubbio ce l'ho sempre a portata di mano.
Poi, che cosa contiene? La mia spazzolina pieghevole, con qualche capello attaccato ancora, che è bruttissima, ma fa proprio il suo compito perfetto. Deve solo spazzolare e districare. E parlando di districare, questo prodotto che adoro per districare i capelli, mi aiuta tantissimo, che è un prodotto di Charles Worthington, London, e è proprio una crema districante e anche straightening, insomma, adatta a pettinarli, raddrizza capelli. Raddrizza capelli direi che non si dice, comunque sì, districante è la parola migliore. Anche questa l'avevo comprata, secondo me, da Boots a Londra. Buonissima, anche questa promossa anche per il formato, perché per la palestra formato viaggio tutta la vita, mi ci trovo bene, e è veramente essenziale in palestra perché mi ridistrica benissimo. A volte non mi metto il balsamo e questa funziona alla grande. Poi cosa c'è? C'è un campioncino di crema Clinique, è la Super Defense SPF 20, e anche questa la tengo come crema da darmi dopo la doccia per non far seccare troppo la pelle. È una crema fra le varie che ho utilizzato per il viso negli anni, mi sono sempre trovata bene e quindi la tengo dentro. Poi cosa c'è? C'è un rossettino per quando mi capita di magari fermarmi a cena con le amiche la sera, però non ci sono trucchi perché assolutamente non mi piace truccarmi dopo la palestra. Cioè, nel caso avessi qualcosa di importante dopo, mi porto tutto il necessario a parte, ma altrimenti non mi trucco assolutamente dopo la palestra. Cosa c'è qua? C'è un'ultima cosa, che è un altro districante della Furterer. Io non so se questo lo conoscete. Si chiama Fioravanti ed è estrema brillantezza per capelli, non serve lo risciacquo, e anche questo è un disciplinante. Però ve lo dico, non riesco a finirlo, cioè non mi sta piacendo per niente. Uno, perché non districa, cosa non da poco, e due, perché ha questo odore erboso che non mi piace tanto, quindi non districa, ha un cattivo odore. Buh, però spero prima o poi di finirlo. Qui è veramente, di solito metto nelle cose da palestra le cose che anche mi piacciono meno, nella speranza di essere lì, non avere altra scelta e quindi essere obbligata ad utilizzarle. Però no, non mi piace assolutamente. Poi, ultima cosa che c'è nello zaino, poi abbiamo finito, è la crema corpo, ovviamente. La crema corpo, anche lì, ne metto sempre di diverse, non ci faccio troppo caso, basta che siano idratanti, e ultimamente sto utilizzando questa, che è comoda in palestra perché ha il dus dosatore, quindi si fa la svelta, due pushate sulle gambe, una gamba, due pushate sull'altra gamba, una pushata per braccio, due pushate sul torace e siamo a posto. Come vedete, io ho tutto misurato, veramente il tempo in palestra è misuratissimo, quindi devo essere super organizzata. E questa mi piace tantissimo, è al mango, è un latte corpo idratante, quindi è molto liquido, non è di quelli pastosi, quindi in 2 secondi vi si asciuga, ed è un'altra cosa essenziale in palestra perché come sapete dopo bisogna rivestirsi e quindi le cose devono scivolare addosso bene. Se ci mettiamo un burro che dopo non fa scivolare nulla, è un disastro tornare a casa. Questa me l'aveva regalata a Natale la sorella di mio cognato e è un'ottima scoperta, mi piace molto. Bene, vi ho fatto vedere tutto quello che contiene normalmente il mio zainone da palestra, che poi tanto grosso non è veramente una misura comoda. Sono contenta che negli anni ho trovato la soluzione ideale per metterci tutto ed essere soddisfatta, e quindi volevo condividerla con noi. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video e se per caso anche voi fate un video su What's in my gym bag, ditemelo, perché sono curiosissima di venirlo a vedere. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!